Forse io non avrei dovuto riempirmi la testa con tante stupide illusioni. Avrei fatto meglio a dividere la mia vita con Luigi Loi, a sposarlo, a fare dei figli. Senza angosciarmi tanto. Monica, perché mi doveva succedere tutto questo? Perché, dimmelo? Di colpo la mia vita è diventata come un fiume in piena che mi trascina via. Sì, che mi trascina senza sosta alla deriva e io rischio di annegare. Sono sola e non ho niente qui a aggrapparmi. No. E come mi salverò? Non dire così. Non c'è nessuno, Monica, che mi possa aiutare. Monica. Ma io non ne posso più. Non gridare. Monica. Non ce la faccio ad andare avanti, no, così non posso più continuare. Non puoi sapere come sto male. Stanotte non ho chiuso occhio. Quando mi sono addormentata era quasi giorno. Io mi sento confusa, spaventata. Oh, io la capisco, ma questo è normale dopo la prima notte d'amore. Penso di no, invece. Mi sento dentro un nervosismo, un'agitazione. Sono disorientata, ecco cosa sono. Ma perché? Signorina, ora esagera. Sembra che abbia voglia di piangere, non capisco. Lo sai, non è andata come avevo immaginato. È stato un fallimento. Non mi vorrà dire che quell'uomo... Beh, adesso le dico una cosa. Quei tipi tutti muscolosi e robusti sono una grande illusione. Pieni di muscoli, pieni di boria, ma dunque... Non è andata come tu stai pensando. Anzi, forse Giovanni è stato fin troppo... passionale. Sì, ecco. Allora non capisco. È che... non so, forse mi aspettavo una cosa diversa. Più romantica. Invece non c'è stato niente di romantico. Forse perché io mi sento frustrata. E anche delusa, Marta. Comunque può darsi che in quel momento lei non si sentisse ben disposta, no? Può essere? Lo sai che... che io non ho provato assolutamente niente. Niente. Accidenti. Non ci voleva. Niente. Sai quello che... che ha significato? Sì, gettarmi fra le braccia di un uomo, alla mia età, ancora vergine, concedermi a lui a questa età, dopo aver aspettato tutti questi anni e dopo tanta attesa a scoprire che tutto quello che mi è stato detto sulle meraviglie del sesso e sui suoi misteri. Beh, non è andata come avevo sognato e...
È stato un vero disastro. Ma no, non si deve preoccupare. La prima volta accade quasi sempre così. Davvero? Sì, 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 è vero, è proprio così. Vede, il motivo è che noi donne siamo sempre un po' nervose, no? Non so se le è capitato di doversi sottoporre a un'operazione o di andare dal dentista. All'inizio si sarà sentita piuttosto agitata, ma dopo tra sé e sé si sarà detta. Era tutto qui, nient'altro, chissà che credevo. Sei sicura? Certo, sono sicurissima. Però, secondo me, deve mettere da parte il pudore. Io non so se tu hai capito qual è il mio problema, Marta. Trovarmi improvvisamente così, da sola, con un uomo che mi voleva. Vedi, è stata un'emozione troppo forte. Sì, ma gliel'ho detto. Non si preoccupi. Vedrà che pian piano tutto assumerà un aspetto più normale. Non lo so, Marta, io ho la sensazione di aver fatto un passo troppo lungo. È stato un passo troppo importante nella mia vita. Ma vedrà che andrà tutto come le ho detto io. Lei stessa si accorgerà che con il tempo comincerà ad avere più fiducia in lui. Non si può mai stare tranquilli. Ho appena saputo quello che è successo stanotte. Cosa? L'incendio della serra. Quale serra? Come fai a chiedere quale serra, Gloria? Com'è possibile? Hai sempre la testa fra le nuvole. La vecchia serra, quella della villa dei Meia Gomez, è andata a fuoco, è bruciata. Oh mio Dio. Com'è potuto succedere, mamma? Com'è andata? Io l'ho saputo da Simona. E la notizia è stata addirittura pubblicata sul giornale. Ma la causa, non si sa come sia potuta accadere. E Flavio? Si è alzato? No, signora. Ancora non si è alzato? No. Allora vallo a svegliare. Digli che gli devo parlare. Vai. Sì, va bene. Oddio mio, Dio mio, Dio. Come sarà successo, mamma? So che è stato terribile. Terribile. Tutto bruciato, tutto bruciato. Ho visto le foto. Le ha fatte il tuo fidanzato, sai? Le ha fatte lui. Oh, signora. A proposito. Quel ragazzo è una persona davvero deliziosa, tesoro mio. Hai saputo scegliere molto bene, molto bene, molto bene. Davvero? Sì, tesoro mio, molto bene. Non immagini come lo ammiri, quanto mi piaccia. E per quanto ne so io, ha tutte le carte in regola per potersi sposare anche subito, anche domani. E così, mia cara, non c'è motivo di aspettare. Possiamo già fissare la data. E meno male che ero qui in redazione a far compagnia alla guardia di turno. Così ho preso la macchina fotografica e sono volato lì. Ah, ma che sorpresa! Non sapevo che avessi le ali, quindi sai anche volare, Oh! Tanto c'ero, ma chi è stato ad avvisarti piuttosto? Hanno chiamato quelli della casa? No, dalla casa non ha chiamato nessuno, ma io ho degli informatori presso i pompieri e la polizia. Ecco subito quello che succede. Io ci so fare, cosa credete? Quindi hai degli informatori, certo. Per questo che sai sempre tutto, Se per questo meriterebbe una medaglia al collo, ma forse non gli passerebbe dalla testa. Ma questo che... Ehi, Giovanni, vuoi lasciarlo in pace, per favore? Secondo me dovremmo approfittarne per fare un servizio con tanto di foto. Mm-hmm. Ottima idea. Tu credi che potrà interessare i lettori? Certo, l'incendio riguarda il padrone della casa editrice. Oh, questo è vero. Comunque tutto ciò che riguarda Imeia Gomez fa notizia, no? Possiamo inventare qualcosa, dire che forse c'è un mistero. Sì, ho capito, è perfetto. È davvero un'ottima idea. Un'idea eccellente, mi piace. Sì, è vero. Allora mettiamoci subito al lavoro. Va bene. Ciao, amore. Ok, Mario. Ciao. Dobbiamo fare un bel salto. È romantico. Poco fa ho saputo dell'incendio. Mi dispiace rubartelo, ma Mario deve venire con me. Andiamo? Andiamo dove? In archivio, a vedere alcune foto. Anch'io devo andare in archivio. Mi raccomando, fai più presto che puoi, ok? Va bene. Dove sei stata ieri sera? Mario? Sono stata fino a tardi, amore. Arrivo! Prendiamo insieme? Va bene. Ehi, quanto pensi di dirglielo? Ai. Qualcuno glielo deve dire. O glielo dici tu o glielo dico io. Quante arrabbiature con quel ragazzo.
La mattina si alza sempre tardi. E poi, naturalmente, non sa mai niente di quello che succede perché lui dorme, dorme. Che razza di gioventù è questa? Che gioventù! Ah, mamma, buongiorno, che bella mattina. Quasi buon pomeriggio, eh? Sono le 11 passate. Ti rendi conto che per me è l'alba? Ah, no, un momento. Chiudiamo questo argomento, è molto meglio. Su, dimmi. Sai qualcosa? Raccontami. Su. Molto bene. Racconteremo l'avvenimento. Le ragazze sono sicurissime di ricavarne una notizia sensazionale. Che strano quell'incendio. Il fuoco non si è appiccato da solo. Vuoi insinuare che c'era qualcuno là dentro? Non so, forse. Forse quella serra serviva da rifugio a qualche vagabondo. O da nascondiglio per una coppia di innamorati. Come? Che dovranno cercarsi un altro posto per i loro incontri. Non capisco, Simona. Non ha importanza, non farci caso. E Diego come sta? Bene. Per fortuna non ha perso molto sangue. Voleva venire, ma l'ho convinto a rimanere a casa, così almeno si riposa. Vuoi un caffè? No. Che ne pensi tu di tutto questo? Beh, io non so proprio cosa dire. Su, coraggio. Io sto aspettando. Beh, calmati, mamma, sta calma. Che cos'è che ti fa credere che io sappia qualcosa? Beh, adesso cosa fai? Bevo un goccetto. Bevi un goccetto. Quindi adesso fai colazione con i liquori, eh? Mi congratulo con te, questo ti fa molto onore, molto onore. È un ottimo depurativo, sì, mamma. Sì, sì, sì. E a digiuno, disinfetta. Sì, disinfetta. Ne vuoi un po'? No, grazie. Senti, io ti avevo chiesto di impegnarti per scoprire tutto quello che era possibile sapere su Monica Morelli. È vero? E tu ti trovavi là, questo mi risulta. Ti trovavi proprio là la notte scorsa quando è scoppiato l'incendio nella serra. È vero o no? Sì, questo è vero. Ah, eh. E allora. Allora. Ha parlato? Sei riuscito a farti raccontare qualcosa? Hai saputo qualcosa di importante, di interessante? Senti, mamma, purtroppo temo. Eh sì, mi dispiace deluderti, ma ieri sera non ho visto Monica. Come? Beh, quando sono arrivato, Monica era già a letto. Ho parlato un po' con la sua amica e dopo sono uscito, ho visto il fuoco e ho chiamato i pompieri che sono arrivati dopo 10 minuti. E questo è tutto. Tutto? Tutto. Se ho capito bene, tu vuoi dire che non hai scoperto assolutamente niente di quello che avresti dovuto scoprire. Neanche l'ombra, neanche l'ombra, vecchia mia. E non mi chiamare vecchia! Come vuoi. Ogni giorno un avvenimento. Viene da domandarsi se in realtà ci sia una sola persona dietro a tutti questi incidenti strani e tragici. Scusate. Salve. Ciao. Credevo che Andrea fosse qui. L'ho cercato nel suo ufficio, ma non c'è. No? Lo vado a cercare. Oh, no, no, non è il caso. Non ti disturbo. Devo parlargli anch'io, nessun disturbo. E tuo marito come sta? Bene. Ti vedo molto angosciata dal fatto che lui sia stato ferito. È naturale, Alberto. Immagina che momenti abbiamo passato. Credevamo che potesse morire. Che cosa hai provato? Dispiacere. Angoscia. Questo è tutto. Tutto? Oh, Alberto, per favore, cerca di capire. Siamo sposati da tanti anni e oltretutto è il padre dei miei figli. Sì, subito. Ah, scusate. Prego. Del Barrio, lei mi cercava? Sì, sì, sì. Io esco, vi lascio solo. No, resta pure, Laura. Allora? Beh, io. Ecco, vedi, io volevo parlare con te di quello che è accaduto stanotte nella serra. Ah. Sì. Non hai niente da dire? Io?
Avevo pensato che tu potessi chiarirmi alcuni dubbi. No, no, Del Barrio, mi dispiace davvero. Io ero uscito, non c'ero. Bene. Io sto indagando, sai. I pompieri hanno mandato il loro rapporto alla polizia. Secondo loro, l'incendio è doloso. È stato appiccato dall'esterno. Con l'intenzione di distruggere qualcosa o qualcuno che stava all'interno. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Ero in pena per te, Monica. Grazie. Monica. Sì? Che stavi facendo nella serra con Andrea questa notte? Potrei risponderti come una volta ho già risposto a Emma, che stavo innaffiando le piante, però... Però non ti ha creduto, vero? Questo significa che fra te e Andrea c'è una relazione. Questa non me l'aspettavo. Pensavo che vi piaceste, che ci fosse una simpatia, che ci fosse un'attrazione. Ma che foste arrivati a tanto, no? È incredibile. Lo sai che sei la vedova di suo padre? Insomma, che vi è successo, Monica? Siete impazziti. Eh? Sì, pazzi. Io di lui e lui di me. E allora vi dovete mettere la camicia di forza, capito? Perché così come l'ho scoperto io e ho taciuto, può scoprirlo qualcun altro e far scoppiare uno scandalo. Questa storia deve finire, Monica. Deve finire. È impossibile, non può finire. Ah, no? E perché? Perché sono in stato interessante. Aspetto un figlio da Andrea. Questo che mi hai detto adesso è uno scherzo, non ci posso credere. Ma come puoi pensare che sia uno scherzo? Non potrei scherzare su una cosa così importante. Beh, ma allora... È la verità. È una cosa... come si dice... talmente evidente, impossibile da nascondere. Io credo che presto si comincerà a notare. Oh, signore mio, è un guaio. Di un po', chi altro lo sa? Beh, Emma. Lo sa Emma e ora lo sai anche tu. E tua madre? No, no. Non ho il coraggio di dirglielo. Ho paura. Ascolta, lo saprà anche il medico che ti ha visitato, no? Beh, sì. Quello che è morto. Quello assassinato? Mm-hmm. Davvero? Beh, così non potrà rivelare il segreto. Va bene, però... Vedi, io credo che... non potrò nasconderlo ancora per molto. Perché diventa evidente... Beh, ecco... A meno che io non trovi qualche idea... o mi metta una fascia... Ma io non voglio maltrattare il mio bambino. No, no, no. Non voglio. Senti, calmati ora, lasciami pensare. E il padre del nascituro, voglio dire, sì, Andrea lo sa. Sì, sì, gliel'ho detto. Questo complica la faccenda. E sua madre? No, no. Andrea dice che ne morirebbe. Lei sarà l'ultima ad essere informata. Oh, come vorrei che non lo venisse mai a sapere, che non lo scoprisse mai. Calmati. Non vuoi mangiare qualcosa? No, no, grazie, no. Non so, qualcosa di leggero, qualche biscottino, oppure una minestrina. Oh, santo cielo, Mariuccia. Tu mi vuoi sempre far mangiare qualcosa. È che forse ti vedo talmente esaurita. No, fisicamente sto bene. I miei sono problemi di altra natura. Sai, i problemi dell'anima assai spesso influiscono sul corpo, mia cara Irma. Tu hai la pessima abitudine di prendere le cose in modo talmente esagerato, talmente... Hanno bussato. Vado a vedere chi è. Oh,
Oh, signorina Simone. Salve, Mariuccia. Ah, beh, ecco, credo di doverle dire che il signor Andrea non c'è. No, non è per lui che sono qua. Sono qui per la signora Faria. Ah, beh, ma come mai? Non lo sai che siamo amiche. Tu permetti, vero? Sì. Oh, cara signora, come sta? No, non si disturbi, per favore. Come va la salute? Bene, bene, grazie. Eccomi qui di nuovo, come le avevo promesso. Qui c'è tutta la gamma dei colori, eh? La voglio aiutare a scegliere quelli più adatti al nuovo appartamento. Mariuccia? Sì? Mi prepareresti un caffè di quelli speciali che solo tu sai fare? È tanto tempo che non lo bevo. Sì, certo, lo faccio, e come no? Permesso? Guardi, per esempio, ecco qui. Tutte le tonalità del grigio. È molto elegante, vero? Però io lo trovo, non so, un po' freddo. Lei che ne pensa? Beh, sì. Io certo. Credo che per lei andrebbe meglio un color beige. Eh? Inoltre è molto più facile da abbinare con le tinte dei mobili moderni. Io credo... Sì, è vero, sembra anche a me. Anche se gli architetti moderni consigliano di non rompere l'armonia di un locale. Per esempio, se noi mettessimo... Cambiamo discorso, per favore. Parliamo d'altro. Di quello che ha registrato. Eh? Lo voglio ascoltare. Non lo deve sapere. Non lo deve sapere. Tu lo immagini se quella donna morisse davvero. Ma non capisci. Per favore, Monica, smettila. Non è ancora morta. Oddio mio, aiutami. Andrea non me lo perdonerebbe mai. E io come potrei vivere con questo rimorso di coscienza? Ti rendi conto? Allora perché non ci hai pensato prima? Sì, lo so, va bene. Sono una pazza. Ho commesso una pazzia, va bene. Ma adesso che faccio? Dimmi che faccio. Come ne esco ora? Non hai pensato a qualche soluzione? No, non ce n'è nessuna. L'unica è che io muoio. Ma no, Monica, non dire così. Su, ora esageri. Io intendo dire, Flavio, intendo dire che questo bambino nascerà. E quando questo accadrà, quando io lo dovrò dire, quando la gente lo saprà, succederà la fine del mondo, capisci? Ti rendi conto? Senti, Monica, ci sarebbe una via d'uscita. Quale? Ecco, prima di tutto bisogna tirare fuori Andrea da questo pasticcio. Come si fa? Monica, io sono disposto... Io mi sto offrendo di figurare come il padre di tuo figlio. Beh, che succede? Perché mi guardi così? Sembra che abbia detto la cavolata del secolo. Sai, Flavio, ti prego, perdonami, ma l'hai detto in un modo da farlo apparire tanto facile. Come bere un bicchiere d'acqua. Non è per niente facile, ma tu hai bisogno di una soluzione, e di una soluzione rapida. Se ne hai una migliore, dilla. Francamente no. E allora? Con me non avrai alcun problema. Io sono sempre stato un uomo libero e me ne sono sempre infischiato dell'opinione degli altri. Mi considerano un ribelle. E nessuno si stupirà nel sapere che amo la mia cognatina. Ma io... Credo che ci sarà un piccolo scandalo, ma niente in confronto a quello che scoppierebbe se si sapesse la verità. Sì, però... Tutto sommato, vedi, io sono il fratello del tuo defunto marito, non suo figlio. Sì, ma... Bada che in cambio non voglio niente, Monica. Voglio solo aiutarti. Ascolta, io riconosco il bambino e se tu vuoi ci sposiamo. Ascoltami, Flavio. Il fatto è che... Che tu non sei al corrente di alcune cose che... Beh, dimmi quali. Tu non sai che Andrea e io... Che bello! Guardate un po' chi c'è qui! Nessuno mi aveva informato che avevamo una visita così gradita. Come sta? Come va, mio caro? Bene. E lei? Grazie. E che cosa ne pensa del disastroso incendio di questa notte? Beh, io... Oh, che confusione, mio Dio. Beh, senti, è stata una gran baraonda fra i pompieri. Il fumo, il rumore. Monica? Sai che volevo svegliarti perché pensavo che ti sarebbe piaciuto lo spettacolo dell'incendio, ma Emma non ha voluto. No, no e no. Ti ha fatto perdere lo spettacolo perché ha detto che eri troppo stanca. Che ne pensa? Beh, io me ne vado. Eh? Sì. Così presto? Sì, ho diverse cose da fare.
Ah, certo. Permesso. E comunque venga quando vuole. Grazie. Questa è casa sua. Monica. Pensaci, eh? Sì, certo. Ne riparliamo. Sì. Senti, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Monica, che cos'è quello a cui devi pensare? Eh? Eh? Cosa? Quello che ti ha detto, ho sentito. Pensaci bene, ho sentito. A cosa devi pensare? Devo pensare. Sì, ho sentito benissimo quando te l'ha detto. Ah, sì, già, è vero, era per un invito che mi ha fatto. Ah, sì, certo, sì. Un invito, che bello. Sì. Ascolta, stai attenta, hai capito? Perché? Monica, spero che tu non ti vada ad impelagare con un altro Meia Gomez. Ecco a lei. Grazie. L'assassino sapeva che... Ma poi perché dico l'assassino? Non è sicuro che sia un uomo. Sì. Sì, deve essere un uomo. Data la brutalità e la violenza dei crimini. Non può averli commessi una donna. Però chiunque sia, quella persona sapeva che Monica e io eravamo nella serra. Ma com'è possibile? Come può aver fatto a scoprirlo? Una cosa così segreta. Come si spiega? Garabano, tu non sai una cosa. Stanotte è andata a fuoco la serra, non si sa come. Ah sì? Non mi dire. Nessuno si spiega come sia potuto scoppiare un incendio da solo, in un posto così isolato. Sospettano qualcuno? Sospettare? No. Pensano sia stato un matto o un vagabondo che si era rifugiato lì per la notte. Che paura, sapessi io che ci vado sempre. Certamente è andata così. Qualcuno che voleva scaldare qualcosa, ha acceso un fuoco e... Che spavento abbiamo avuto quando ce ne siamo accorti. Siamo corsi tutti fuori a guardare l'incendio. C'erano anche i padroni. Chi? Loro, i padroni di questa casa, i due eredi. No, loro erano gli unici due assenti. Il signor Andrea era uscito e la signora Monica stava dormendo. L'hanno saputo dopo, quando glielo abbiamo raccontato. Che fortuna hanno quei due. Che fortuna. Perché? No, no, dicevo così. Allora, questa notte? Questa notte? Questa notte. Va bene, sì, sì, questa notte. Tu e io soli a casa mia. Sì? Sì. Bene, allora ti vengo a prendere alle 9. Fatti trovare pronta. Sì, ti aspetto. Deve essere qualcuno che sa dei nostri incontri e che conosce bene la casa, ovviamente. Qualcuno che la frequenta. È mai possibile che quel criminale sia così vicino a noi? Chi può essere? Chi lo informa? Chi lo paga? Come va? Posso farti compagnia? Sì, sì, ho appena ordinato, va bene. Ok. Per favore, dato che la signora pranza con me, aspetto lei per mangiare. Sì. Le porto qualcosa, signorina Guerrero? Sì, anche a me un po' di vino, grazie. Ecco la lista. Bene, con permesso. Grazie. Sono stata a trovare tua madre. Ah, sì? Per quell'appartamento, no? È da arredare, ricordi? Vi siete messi d'accordo? Come no? Va tutto benone. C'è un accordo perfetto. Qui, mettiamoci. Ok. Salve. Ah, salve. Oh, buongiorno. Ciao, ciao Gloria. Salve, ciao Mario. Signorina Guerrero. Sembra che funzioni, eh? Io comunque non riesco a spiegarmi con quali arti il fotografo sia riuscito a conquistare la tua nipotina. È bello vedere gente che si ama ed è felice, no? Che cosa prendi? Non lo so, adesso niente. È possibile che non riusciamo mai a vederci. Di giorno c'è il lavoro e ieri sera sono passato da te ma non c'eri. Ma io non sapevo che saresti venuto. La signora Amelia mi ha dato il permesso. Vedi, all'ultimo momento sono stata invitata al compleanno di una mia amica.
Beh, non importa. Lì per lì mi è dispiaciuto, ma poi ne ho approfittato per conoscere meglio la signora Amelia. Ormai siamo amici, ci intendiamo a meraviglia. Abbiamo parlato tutta la sera, facendo progetti per il lavoro. Ah, a proposito, ti aspetta una sorpresa. Sì, quale? Credo di aver trovato un appartamento che sembra fatto apposta per noi. È chiaro che dobbiamo vederlo insieme. Ma io credo che ti piacerà. Però dobbiamo sbrigarci, altrimenti rischiamo di perderlo. Dunque, Mario, devi capire che io credo che sia troppo presto. Insomma, non c'è fretta, secondo me. È meglio aspettare. Ma cosa vuol dire troppo presto, amore mio? Come fai a dire che è troppo presto per sposarmi? Sì, vedi, io credo che... Ma chi ce lo vieta? Chi ce lo vieta? Nessuno. Beh, ammetterai che comprare un appartamento non è una cosa tanto facile. No, e quindi no, io... non ti preoccupare, credo non che... ti preoccupare. Ho risolto tutto io, amore. Adesso ti dico una cosa che ti lascerà di stucco. Sì, che cosa? Ho già i soldi per il primo acconto. Marilena? Scusami, Andrea. Perché chiedi scusa? Mi hanno cercato? Sì, trovi tutto qui, ho scritto tutto. Ecco, è qui. Hai pranzato con Simone? Accidenti, le notizie corrono. Il ristorante vicino alla casa editrice non è il luogo ideale per nascondersi, no? Ma io non devo nascondere niente. Quella ti accalappia ogni volta che può. Non l'ho invitata. È entrata e si è seduta. Andrea, sta attento a quella donna. È diabolica. Riesce sempre a incastrare chi vuole. Lo sai, Marilena? Sto cominciando a credere che tutte le donne siano uguali. Dalla prima all'ultima. Tutte uguali, tutte. Sono capaci di avvolgerti nella loro spirale di menzogne per il loro tornaconto. Sono diaboliche. Bene. Certo, è così. Monica ha mentito. Mi ha teso un tranello. Non è incinta. È fatta così. Lei soffre e vuole mettermi alle strette perché prenda una decisione. Mi ha ingannato. Non aspetta un bambino. E sa benissimo che non possiamo avere un figlio adesso. Scusa, sono nervoso. Da qua. Scusa. Devo venire con te anche stasera? E dove? A casa tua. Per la solita commedia, perché tua madre pensi che noi due... No. Ho finito con le pagliacciate e con le bugie, mi sono proprio stancato. Andrea, che cos'hai? Ti vedo preoccupato. Ho tanti di quei problemi per la testa che non so neanch'io da che parte cominciare. È così. E tu, Marilena? Che cos'hai? Stai alludendo a Luigi? Mm-hmm. Non va. Decisamente non va. Quando ci incontriamo non mi guarda nemmeno. Tu non sai quanto mi disprezza. Sì, avanti. Prego, si accomodi. Ciao. Buonasera. Salve. Salve. Andrea, potrei parlare con te un momento da solo? Come no, ma certo. Andrea, se non hai più bisogno di me vorrei andar via. Sì, sì, va bene, puoi andare. Grazie. Ok. A domani. Buonasera. Sì, era dal barrio.
Grazie. Mi dica. Vengo ora dal commissariato. Sono riuscito a parlare personalmente con il commissario. Allora? Lui è convinto che ci sia un nesso in tutto quello che è accaduto. È arrivato a delle conclusioni sulla morte del dottore Herrera. E l'indagine prosegue sulla scia di queste conclusioni. Anche stasera in una casa vuota. Il gatto. La solitudine. No, non ce la faccio. Le quattro mura, il caffè latte, i ricordi. E questo freddo che ho dentro. Oggi no. Oggi non lo sopporto. Ah, è proprio come te l'ho descritta io, Lucia. Una volgare vagabonda, ecco cos'è quella ragazza. Quante delusioni la vita, hai visto? I razzisti dicono, certo è una negra, oppure è un'indiana, ma lei no, lei è di razza ariana, cara mia. Ha gli occhi chiari, la pelle chiara e i capelli come Shirley Temple. Sì, signore, coi suoi capelli biondi e tutto il resto si è dimostrata corrotta fino all'inverosimile, cara mia. Corrotta e immorale, ti dico. Sì. Ora lascia che ti dica una cosa, sinceramente, credimi. Con il cuore in mano ti assicuro che hai tutta la mia considerazione. Ricordo bene quando dicevi... Ah, che ragazza, perché ammetterai che eri completamente affascinata dalla fidanzata di tuo figlio. Che mi rispondi? Eh? Mi ha ingannato, sì. Lucia, mi ha ingannato, o per meglio dire, ci ha ingannati. Però tutti possiamo sbagliare. Eh sì, ti sei lasciata abbindolare. Come abbindolare? Sì, come una povera scema. Perché mi ricordo benissimo quando andavi in giro dicendo a tutti sono tanto indaffarata perché stiamo organizzando le nozze. Oh, meno male che non ci siamo arrivati, grazie a Dio. Per fortuna abbiamo scoperto appena in tempo che genere di ragazza fosse quella Marilena. Ah, fammi toccare legno, visto che ci siamo liberati di quella poco di buono. Completamente finita. Senza alcun dubbio, è tutto finito. Io gli ho detto, piccioncino, devi rompere immediatamente il fidanzamento con quella ragazza. E sta attento. Fa attenzione perché quando la incontrerai non la devi neanche guardare in faccia. Tu eri qui per me. Per cercare dei ricordi. Anch'io sono venuta per cercare dei ricordi. Le ore felici, il ricordo dei tuoi baci, le tue dolci parole d'amore, il tuo calore. Anch'io. Ti ho trovato qui e... Mi è sembrato un miracolo. Aspettavi me.
miracolo che si avvera. Un desiderio esaudito. Marilena. Io ti amo. Ti amo. Luigi, amore. Anch'io ti amo tanto.